Salve a tutti cari pazienti e benvenuti in questo nuovo video. Stavolta si tratta di un'occasione veramente speciale. Considerate questo video come una sorta di DLC gratuito di quello uscito già l'anno scorso e totalmente incentrato sul brand di Gekido, fatto in occasione dell'uscita in versione digitale di Gekido Kintaro's Revenge, porting riveduto e corretto per le console attuali dell'originale gioco uscito a suo tempo su Game Boy Advance. E torniamo proprio su quei piacevoli lidi grazie a queste! Finalmente è uscita l'edizione fisica di Gekido Kintaro's Revenge, sia in versione Switch che PS4, che non solo costituisce un pezzo da collezione sopraffino, in quanto stampate in quantità limitatissime, 2800 copie per la versione Switch e solo 1500 per quella PS4, ma di fatto rappresenta finalmente un tanto sospirato ritorno al mercato retail, quello dei giochi da toccare, da palpare nel modo più malizioso possibile da parte dei messinesi Naps Team, studio di sviluppo ovviamente tricolore che tante gioie ci ha dato in passato, a partire da quel meraviglioso pezzo di software che era Shadow Fighter su Amiga, passando per i vari capitoli di Gekido, il più recente Iron Wings, fino al nuovissimo progettone in uscita l'anno prossimo, ovvero Baldo, che si pronuncia essere come uno Zelda killer veramente sopraffino. Ma non divaghiamo e concentriamoci su questa bella e succosissima edizione speciale da collezione di Gekido Kintaro's Revenge. La produzione fisica in quantità limitatissime è ad opera di Red Art Games, società con sede in Francia che si occupa proprio di rendere fisici alcuni fra i migliori software digital only, ovvero usciti solo sui principali store online, e di metterli in vendita ad un prezzo budget abbordabile da tutti. Nel nostro caso ci troviamo davanti a un'edizione di lusso, la cui confezione ricorda un po' proprio quella originale del Game Boy Advance, solo che in questo caso un po' sotto steroidi, comprendente ovviamente il gioco, degli adesivi e anche un bellissimo artbook originale. Il tutto per circa 25 euro della versione PS4 e circa 30 di quella Switch. Un prezzo molto più che onesto, soprattutto se comparato a quelli proposti da altri produttori di edizioni fisiche limitate. Ma prima di continuare con l'unboxing e quindi l'annullamento totale di qualsiasi valore collezionistico di queste belle scatolone, lo faccio per voi. Facciamo un attimo mente locale riguardo al gioco. So che molti vanno in giro a parlarne senza sapere nemmeno di che diavolo si tratti, e quindi c'è bisogno di mettere una pezza. Come detto all'inizio, mi sono già occupato della serie di Gekido e di tutto il percorso che ha portato alla sua creazione all'interno di uno dei miei video dell'anno scorso. Un video estremamente articolato e persino completo di tantissimo materiale inedito che mi fu fornito direttamente dai ragazzi di Naps. Ovviamente non starò qui a ripetermi, piuttosto vi lascio il link qua sopra, credo da questa parte. Fossi in voi lo andrei a recuperare subito, prima di continuare la visione del presente video. Quel che farò qui sarà prendere in prestito le parole del me medesimo dell'anno scorso, in modo da presentare proprio il gioco in questione. Questo Kintaro's Revenge, che storicamente rappresenta il secondo capitolo della serie. Vediamo insieme. Esatto, come dicevamo all'inizio, si tratta della remaster per Switch del capitolo uscito su Game Boy Advance, l'unico ad aver visto effettivamente la luce dopo il primo illustre capostipite. Gekido Kintaro's Revenge per Nintendo Switch è, in pratica, tutto ciò che la versione originale avrebbe voluto essere, ma che non fu mai. Il titolo è stato ampliato in lungo e in largo e gli sono state donate tutte quelle modalità e quei contenuti che per motivi tecnici e organizzativi non trovarono posto sul Game Boy. Quindi il supporto a due giocatori in locale, nuove modalità di gioco e sfide completamente inedite. Il tutto impreziosito da meravigliose nuove animazioni in stile anime, completamente ridisegnate, e persino alcuni filtri video retro capaci di mandare in brodo di giuggiole tutti i bacucchi retro gamers come il sottoscritto. Cavoli, hanno pure implementato un simil tubo catodico con tanto di scanlines perfettamente disegnate. Altro che versioni emulate o porting fatti a cacchio come quelli Neo Geo su Switch.
Gekido Kintaro's Revenge è l'esempio più lampante di cosa significa aver rispetto per il proprio materiale e soprattutto una professionalità tale per saperlo migliorare e valorizzare oltre il possibile. E oggi, per continuare il discorso, questa nuova versione fisica è l'ennesima, anzi l'estrema dimostrazione di quanta cura e amore abbiano messo i suoi creatori in questo gioco. Ascoltando continuamente i pareri e le richieste dei fan e investendo grandi quantità di tempo e denaro per far sì che tutti, qualunque siano i propri gusti o abitudini di gioco, potessero godere come meglio credono di questa fantastica produzione. Ma ciancio alle bande e passiamo alla parte traumatica del video, almeno per me. Andrò infatti a spacchettare una di queste due collector andando ad azzerarne completamente il valore collezionistico presente e futuro. Del resto lo sappiamo, è il cellophane che dà il valore al prodotto, non il prodotto stesso. Sì, come no, lasciamo stare questi discorsi da fanatici psicolabili ad altri e andiamo avanti. Via con il nostro unboxing di Gekido Kintaro's Revenge. Allora, quale apriamo? Avete qualche secondo per scegliere. Prego. State facendo? Tanto comunque non fate altro che mettere in pausa il video, quindi è inutile che state lì a cliccare. E poi comunque decido sempre solo io, quindi andiamo con quella Switch, va. Che la versione PS4 tra l'altro è quella più limitata, quindi la lasciamo sullo scaffale per farla stagionare e poi rivenderla a 100.000 euro. Beh, vediamo. Ed eccoci qua, il mio bel cellophane. Ah, maledetto, strappiamo tutto, chi se ne frega, via. Ah, come godo. Ah, bene, eccoci qua. La Collector Edition fisica di Gekido Kintaro's Revenge per Switch. Proviamo ad aprirla. Ecco qua, scatola in cartone che ricorda a grandi linee proprio quella originale del Game Boy Advance, che non ho con me, l'avrò persa da qualche parte o sarà rimasta a casa dei miei. Va, andrò a vedere poi che fine avrà fatto. Proviamo a tirar fuori il contenuto. Oh, qui vedo tanta bella roba. Dunque, per prima cosa osserviamo il bellissimo artbook The Art of Gekido Kintaro's Revenge. Eccolo qua, bianco, ovviamente non c'è niente, no, sto scherzando. Ci sono tante belle illustrazioni che ovviamente non vi sto a spoilerare, se no che cavolo ve la comprate a fare. Comunque tutto molto bello, ben curato dagli amici di Napsteam. Poi abbiamo degli adesivi che sicuramente utilizzerò, certo, come no, questi qui resteranno qua, vita natural durante, non vi attaccherò da nessuna parte, non preoccupatevi. Comunque sono davvero molto molto carini, stile spilletta. E ovviamente il gioco in versione fisica che adesso andremo a smarmittare in qualche modo. No, ragazzi, io non sono mai capace di aprire sti maledetti giochi. Qui c'è tanto di linguetta, però io ho le dita tozze e monche, quindi non riesco mai. Ecco, oh, ce l'ho fatta la prima volta nella vita. Ecco qua. Tiriamo via tutto questo cellophane. Eccolo qui. Vediamo. Ah, ovviamente non c'è il libretto perché da buona tradizione Nintendo. Eccolo qui. Qui abbiamo la nostra schedina per Switch. Eccola qua. Ovviamente fisica originale. Tutto molto 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 bene, molto bello. Bene, ecco qui. Questa è tutta la... il contenuto della collector. Abbiamo ovviamente il gioco in versione fisica, gli adesivi, che è un sacrilegio anche solo toccare, figuriamoci spiccicare per attaccarli altrove, e il bellissimo artbook di Gekido Kintaro's Revenge, bianco ovviamente. No, no, sto scherzando, sto scherzando. Eccolo qua. Ovviamente neanche c'è bisogno di precisarlo, la versione PlayStation 4 ha gli stessi contenuti, a parte ovviamente il gioco, che lì sarà in versione PlayStation 4. Chi l'avrebbe mai detto?
Bene, ed è tutto per questo video. Ovviamente il mio consiglio è quello di fiondarvi sul sito di Red Dart Games per accaparrarvene una. Perché davvero robe del genere a tiratura limitata, a questo prezzo così basso, non se ne sono mai viste. E poi si tratta di un giocone, quindi non avete scuse. Lo so che sembra un po' l'ennesima telepromozione, però ragazzi, rendetevi conto che tutti i proventi dalla vendita di queste Collector Edition vanno tutti a confluire all'interno del progetto di Baldo, in modo da renderlo ancora più incredibile. Cioè, guardate qua che roba! No, dico, ma vi rendete conto? Qua si rischia di avere il primo AAA Game of the Year made in Italy! Io non ce la faccio ad aspettare! Quindi non fate i timidoni, per non dire un'altra cosa, aprite la descrizione qua sotto e cliccate sui link diretti. Che altro dire? Un grande in bocca al lupo, con tanti cuoricini e anche svariati bacetti sbavosi ai ragazzi di Napsteam. E un saluto a tutti voi, cari pazienti, dal vostro Dr. Game. E noi ci vediamo al prossimo video. Yeah.